Adesso do subito la parola alle autorità intervenute con questo ordine. La parola ovviamente va subito al nostro sindaco Franco Pinna, che invitiamo qui al tavolo. Buonasera a tutti, io mi scuso per il ritardo, ero fuori per una riunione, ho avvisato comunque il presidente che sarei arrivato. Io sarò brevissimo, saluto ovviamente tutti, l'allenatore che conosco da quando giocavo in Tattiglia, che era conosciuto, cattivissimo, un giocatore cattivissimo. Grazie. Cattivo in senso calcistico ovviamente, però bravo. Poi ovviamente saluto tutti i giocatori, prima di tutto quelli milanesi per affetto e poi quelli che non sono milanesi ma che con altrettanto affetto saluto e a tutti quanti auguro un buon lavoro. Dico brevemente che ringrazio al solito la Polisportiva Orani, faccio gli auguri al Presidente con la mia conferma e li ringrazio per il grande lavoro che fanno a Orani, che non è solo giocare a pallone, ecco, per essere chiari, quello che diceva Bastiano prima, anche se poi lo correggo, ha sbagliato il termine, non è che ne risente tutta la comunità, gioisce tutta la comunità quando va bene una società sportiva, quando il calcio contribuisce ad animare le giornate dei nostri ragazzi e anche le nostre domeniche. Quindi il ringraziamento della Polisportiva è questo, il lavoro che fanno prima di tutto con i più piccolini, con i bambini e poi via via anche con i grandi, ecco, perché è un lavoro encomiabile di grande valore sociale oltre che sportivo. Quindi prima di tutto questo ringraziamento, come amministrazione lo ritengo doveroso per tutto quello che fanno. Come amministrazione poi mi permetto di dire quello che vedo in altre circostanze, che è l'assunzione degli impegni da parte nostra per quanto riguarda gli impianti sportivi. Noi abbiamo messo delle risorse importanti in bilancio, sia per quanto riguarda la ristrutturazione del vecchio spogliatoio, che ovviamente va messo a posto perché le condizioni sono abbastanza critiche, e poi abbiamo messo delle risorse significative di cofinanziamento per un impianto in erba sintetica. Ovviamente non abbiamo tutti i soldi, però ovviamente noi cercheremo di fare lo sforzo massimo anche alla fine del mandato affinché questo lavoro venga almeno portato a termine. È un impegno che abbiamo assunto e nell'assumere l'impegno abbiamo presentato anche le schede alla regione sia per i campi in erba sintetica sia per la realizzazione di un palazzetto dello sport, perché giustamente il campo, il calcio è una prerogativa che in prima battuta riguarda i Maschietti, ha sempre, quasi sempre riguardato l'attività agonistica di Maschietti, una bella palestra riguarderebbe anche l'attività agonistica del Femminucce, che in questo caso sono penalizzate, ci sono tanti sport femminili molto belli che sono la pallavolo, la pallacanestro, quindi l'obiettivo nostro è anche quello di fare una palestra bella, attrezzata, e vorremmo farla nella zona degli impianti sportivi affinché tutta l'area di Stolo sia un'area completa, campi di calcio, la tennis, anche una palestra attrezzata. Noi speriamo e confidiamo che tutte le schede che abbiamo presentato vengano accolte e vengano soddisfatte. Quindi l'impegno nostro sarà questo, costante presenza, di assistenza per quello che possiamo fare, di dare sempre una mano a tutto quello che serve affinché l'ora di calcio vada avanti e faccia un bellissimo campionato e che sia, come ha detto Bastiano, di grande soddisfazione per tutti voi che praticate lo sport, ma in particolar modo per la nostra comunità che ha bisogno di queste cose. Grazie a tutti. Passiamo il sindaco, passo subito la palla all'assessore allo sport, Pasqualina Borgozzo. Sindaco, ma apriamo che ha passato il microfono. Innanzitutto grazie di cuore alla Polisportiva Calcio di Orani, perché abbiamo lavorato bene, ci siamo anche sostenuti qualche volta a vicenda, perché insomma non sempre le cose vanno come noi speriamo, però diciamo che è andato tutto bene. Confermo quanto ha detto Franco, che per quanto mi riguarda come assessore allo sport, ma anche come amministrazione, non mi obiettivo di sport proprio sentito, questo completamento della struttura sportiva di Estolo.
per fare i miei auguri, rimarco le parole del Presidente che mi hanno veramente fatto piacere, invitandovi all'allarmismo, però all'impegno, al rispetto e alla serietà, perché questo è il vero sport. Quindi auguri, aspettiamo tanto da voi. Grazie, cioè, l'assessore Pasquini, è stata velocissima, molto...